Vediamo ora un altro articolo comparso sul Miglio Verde che parla degli indipendentismi. Questo articolo si intitola Piccolo è meglio per l'Europa. Ecco spiegato il perché. Anche di questo articolo ho preparato una sintesi che ho intitolato così: Gli stati piccoli sono più ricchi e offrono condizioni di vita migliori. La storia ci insegna che la moltiplicazione degli stati e anche la loro piccolezza non conduce all'isolamento e a difficoltà economiche, ma al contrario conduce alla prosperità. Nel Medioevo esistevano migliaia di piccoli stati indipendenti e città autonome orientate al libero commercio. I grandi progressi nelle idee e nello sviluppo economico condussero le città indipendenti italiane al Rinascimento. Poi, in seguito, purtroppo, secoli di guerre di conquista del potere contro le minoranze portarono ai grandi stati-nazione europei, i cui governi avviarono processi di omogeneizzazione forzata, distruggendo importanti differenze culturali, fino ad arrivare all'attuale struttura politica dell'Unione Europea, una grande concentrazione di potere con migliaia di burocrati, che costano alla collettività 10 miliardi di euro, per stabilire regolamenti legislativi da applicarsi a tutti i Paesi membri e a ogni ambito concepibile. I trasporti, l'ambiente, il commercio, la sicurezza, politica estera, alimentazione, agricoltura, eccetera. L'Unione Europea tende a ridurre le diversità, schiaccia i piccoli stati e impedisce loro di attuare basse tassazioni e politiche fiscali vantaggiose per attrarre risorse e capitali. I piccoli governi sono antitetici alla grande organizzazione politica centralizzata dell'Unione Europea. Al contrario, i 26 minuscoli cantoni svizzeri, che sono degli Stati quasi indipendenti, sono fuori dall'Unione Europea, sono in competizione fiscale e istituzionale tra loro e vivono una situazione di prosperità. I cantoni svizzeri, come anche tante altre piccole realtà, piccoli stati, città-stato autogovernati, Singapore, Hong Kong, Liechtenstein, Malta e così via, sono la dimostrazione che nella globalizzazione i piccoli stati sono più ricchi ed efficienti dal punto di vista economico e offrono migliori condizioni di vita dal punto di vista sociale e del rispetto delle libertà individuali. Perciò i movimenti secessionisti e indipendentisti non vanno combattuti, ma riconosciuti come generatori di progresso e sviluppo. L'Europa dovrebbe tendere verso la pluralità delle culture e dovrebbe frammentarsi in tanti piccoli stati indipendenti dediti al commercio e al libero scambio. Questo è l'articolo che non leggiamo, ma semplicemente scorro velocemente. Essenzialmente sono approfondite e spiegate molto meglio le cose che ho sintetizzato nella breve sintesi che ho letto poco fa.